Allora, io cercherò di assumere un po', comincerò con tutta la storia dell'Islam e la storia della Palestina dal 48 ad oggi. Ovviamente sto scherzando, ovviamente mi sembra eccessivo. No, adesso parte gli scherzi, però credo che ci siano alcune cose che vanno fissate per riuscire un attimo a comprendere qual è, per comprendere quello che sta avvenendo in Libano e perché sta avvenendo tutto questo. Io volevo partire innanzitutto, poi cercherò appunto, interessa anche capire un po' il vostro parere, quindi se ci sono anche delle domande, perché così almeno entriamo magari nello specifico, anche perché sappiamo bene che le informazioni che abbiamo in questo paese sono sicuramente di parte, poi ci tornerò su questa questione, perché io appunto sono il direttore anche di Alchemia News, che è un periodico online di giornalisti, studenti, insegnanti, comunque volontari dell'informazione, che quotidianamente cerca di fare anche delle controinformazioni, di quello che noi svolgiamo. Ci trovate appunto in rete come alchemianews.it, abbiamo anche un canale su YouTube che si chiama Alchemia World, dove ci sono tutti i reportage, i documentari, eccetera, ci sono anche dei montaggi documentari sull'esplosione del porto, ma anche altre cose che abbiamo girato in Iraq, abbiamo seguito le rivolte arabe, eccetera. E quindi, dicevo, la cosa importante era capire anche cosa avviene, come la conseguenzialità delle date con cui queste cose sono avvenute. Questa foto qui è stata scattata il 10 settembre del 2019 ed è appunto quando Netanyahu tranquillamente in campagna elettorale dice e promette che presto ci sarà l'annessione della Valle del Giordano e tutta la Cisgiordania, e siamo appunto al 10 settembre del 2019. Questa foto successiva, che è questa, questa qui, ascoltate bene le date, è il 10 maggio 2020. Qui Netanyahu mostra alla 78esima sezione dell'ONU la nuova Israele e cancella letteralmente col pennarello la Palestina. Se vedete, qui non si vede forse molto bene, però vedete che c'è un nero, la cancella completamente, non cita assolutamente la Palestina e dice che quello sarà fatto. E quindi siamo nel maggio 2020. Settembre 2020, lui mostra questo cartello illustrando l'accordo di Abramo, poi magari ci torneremo se qualcuno anche lo vuole, ma sono parecchie le cose su cui bisogna tenere presente, e quindi ci dice e mostra quello che è la benedizione e quella che è appunto la maledizione, affermando appunto, e cito le sue parole precise perché non voglio travisarle, l'Israele è stato costretto a difendersi su suoi fronti, su sei fronti sostenuti dall'Iran, e quindi dice la domanda davanti a noi è quale delle due designerà il futuro di queste due proposte. Ovviamente il futuro dove Teheran e i suoi alleati diffonderanno il caos e la distruzione, o quello in cui Israele e gli altri paesi vivranno in pace. Israele ha già fatto la sua scelta e per questo dobbiamo continuare il percorso che abbiamo lastricato con gli accordi di Abramo, raggiungendo lo storico accordo di pace tra Israele e l'Arabia Saudita. Qui siamo al 16 settembre 2020. Ora, se noi ricollochiamo a quello che sta succedendo questo e mettiamo in fila tutte le date, capite che il disegno che c'era dietro e che c'è dietro l'operazione del corridoio di sicurezza è un disegno classico e che procede dal vecchio progetto sionista di eliminare completamente i palestinesi dalla terra di Palestina. E quindi quando noi diciamo che a Gaza, come in parte della Siria, come in parte dell'Iraq e come sta avvenendo in Libano, c'è in atto una polizia etnica che mira ad eliminare il popolo palestinese. Credo che questa qui sia una parte importante da tener conto, perché tutto quello che il mainstream fa vedere, tutto quello che l'informazione fa vedere, sembra che la storia del conflitto tra palestinesi e israeliani nasca il 7 ottobre, quando in realtà ha delle radici molto molto forti. Come ha detto bene anche Mirka prima, l'azione del 7 ottobre pone una rivendicazione profonda da parte dei palestinesi di impedire di fatto che ci siano
che ci siano appunto questo progetto, e quindi un atto di ribellione per impedire che questo progetto vada avanti. I nostri mass media hanno infatti usato diversi termini, perché le parole hanno un peso e noi dobbiamo imparare a usare e analizzare le parole che hanno un peso. Quando guardiamo una TV, anche nei corsi di giornalismo, che alcune volte mi capita di fare, uso spesso questa cosa con esempi pratici, perché le parole hanno un significato e usarle in un certo modo possono dare un significato completamente diverso, un'immagine diversa. Ad esempio, le parole che hanno più usato i nostri mass media di parte sono, ad esempio, la guerra. Parlano sempre di guerra tra Hamas, come se ci fossero due eserciti e di due stati differenti che combattono tra di loro. In realtà invece c'è un esercito dominante che sta combattendo un popolo. L'altro è quello di terrorismo. Qui sul terrorismo possiamo usare tutti i termini possibili e interpretazioni che vogliamo. I nostri partigiani erano considerati terroristi dai nazisti e viceversa quello. E qui invece stiamo parlando appunto di un popolo, dicevo, invaso e oppresso, che ha il diritto di resistere rispetto all'oppressione e al dominio. L'altra cosa importante che è usata strumentalmente, quindi dobbiamo sempre rivendicare e contestare, è quello dell'antisemitismo. Credo che l'antisemitismo sia la soggettazione e il legame tra antisemitismo e sionismo, è quello che ha retto fino ad oggi la giustificazione di Israele, incontrastato soprattutto dai paesi occidentali, che attraverso il ricatto del rilancio della questione dell'olocausto ha permesso loro di poter violare il diritto internazionale, mai come oggi, ma l'ha fatto già da tantissimi anni, utilizzando la questione dell'antisemitismo, come noi o come altri che siamo considerati antisemiti, no? Negando poi un processo storico che i palestinesi sono semiti, perché provengono dalla terra appunto di Israele. Quindi, e l'altra questione che riguarda appunto lo scontro tra democrazia e barbarie, no? Utilizzando questa cosa, quindi loro sono la democrazia, che ha affrontato molto bene Fausto Gianelli nell'incontro che c'è stato ieri. Tutto questo materiale di questi tre giorni poi lo troverete sul nostro sito, quindi anche le conferenze verranno pubblicate, affrontato bene questa questione. E l'altra cosa secondo me molto grave che hanno fatto i mass media italiani è di tenere nascosto, di fatto prendendo per oro colato tutto ciò che arrivava dalla parte di Israele, non prendendo in considerazione nemmeno minimamente quella che è la parte dell'informazione che invece hanno fatto altri giornalisti. Ad oggi sono 152 giornalisti uccisi tra Gaza e Cisgiordania, 152, non abbiamo sentito niente da nessuno in questo paese, neanche dai giornalisti televisivi, se non proprio quando platealmente purtroppo è stata uccisa, quasi sterminata completamente la famiglia del responsabile di Al Jazeera a Gerusalemme, perché prima in realtà non si è... vado senza microfono. E praticamente allora solo in quel caso si è riparlato della questione dei giornalisti, quindi anche quello è un aspetto molto importante, negando di fatto, e qui appunto ritorno alla questione della conseguenzialità delle date, che Israele di fatto sta attuando in maniera il grande progetto del grande Israele. Non a caso Israele, come diceva giustamente anche Fausto ieri, non ha mai definito i suoi confini, e le due fasce azzurre sulla bandiera di Israele, quindi dalla sua nascita del 48, di fatto identificano i due fiumi che sono il Nilo e l'Eufrate, cioè è il progetto grande che prevede l'annessione da parte di Israele di tutta la Cisgiordania, di una parte appunto del Libano, di una parte dell'Egitto e da una parte della Siria. Tutto questo fa parte del progetto del grande Israele. Se questa cosa non è possibile farla a livello militare per tutta una serie di ragioni, in realtà noi sappiamo che abbiamo una connessione profonda che non è solo attraverso l'accordo di Abramo, ma attraverso la passività dei paesi arabi che ancora oggi tengono nei confronti del massacro del popolo palestinese. Lì c'è già la grande Israele, è un condizionamento politico che permette agli oligarchi arabi di poter continuare a evitare di applicare la democrazia e reprimere il popolo paese, attraverso appunto la possibilità di dialogare e di stabilizzare quella zona come quella di Israele.
perché alla base, Mirka l'ha accennato prima, la base c'è proprio il controllo delle materie prime, dei grossi giacimenti di gas che ci sono sia al largo di Gaza, anche in Egitto, ma anche del Libano, che ci sono dei giacimenti molto grossi, e il controllo di queste materie prime, perché in atto c'è una guerra mondiale economica, c'è un mondo che si sta scontrando, la guerra in Ucraina è un piccolo pezzo di questo, ma c'è una guerra profonda, e quindi c'è un accaparramento della necessità anche per quanto riguarda l'Europa, poi ci torneremo sul coinvolgimento degli Stati europei, per accaparrarsi una zona appunto del Medio Oriente che può vivere solo attraverso la distruzione del popolo palestinese, ma soprattutto sulla instabilità e sull'attacco di quei governi che in realtà non accettano questo allineamento. E quindi parliamo della distruzione dell'Iraq, parliamo di quello che hanno lavorato e distrutto in Siria e tutto quello che sta avvenendo avanti. Credo che questo sia uno dei punti importanti da tener conto, perché se no non si riesce a capire come praticamente negli ultimi mesi appunto Israele ha lanciato più di 3.000 attacchi nei confronti del Libano e sono stati uccisi 1.541 martiri e ne sono rimasti feriti altri 8.400, con uno sfollamento di 1 milione di persone. La volontà di riuscire ad attaccare il Libano nasce proprio dal cercare militarmente di raggiungere il fiume Litani. Già nel 2006, che noi c'eravamo anche stati nel 2006, Israele aveva puntato a conquistare e prendere il Litani, perché innanzitutto allarga i suoi confini, ma arriva a prendere l'acqua. E il fiume Litani ha un percorso molto importante. E come cerca di attaccare il Libano? Siccome da sud era già stato sconfitto nel 2006, perché è una zona molto più pianeggiante, geopoliticamente militare, cerca di passare praticamente dalle fattorie di Sheba, che qui ho messo in questa foto. Le fattorie di Sheba sono in questa parte qui, che si trovano nella parte più in alto, qui praticamente dove Mirka vi ha fatto vedere la foto di Fatima Gay, dove c'era il muro, e dove hanno distrutto quel parco dell'Iran. Io mi porto le mappe perché così riuscite a collocare anche le località. Quindi in questa zona qui, loro da questa parte qui sono stati respinti. Nel paese di Benjaim, che hanno praticamente anche i comunisti, hanno combattuto anche gli Hezbollah, sono riusciti a respingere gli israeliani nel 2006, oltre al quale non sono riusciti mai ad arrivare al fiume Litani. Loro cosa pensano in questo caso? Di passare appunto dalle fattorie di Sheba, che sono queste, che sono territorio libanese annesso da Israele e sa sempre condannato dall'ONU. L'ONU non ha mai riconosciuto questa parte qui. E soprattutto dalle valle del Golan, dall'altopiano del Golan, che è questa parte qui. Perché la zona è molto più montuosa e molto più difficile da controllare rispetto anche allo sminamento, all'installazione di quella. Però nonostante tutto la battaglia è molto feroce e lo Stato israeliano, l'esercito israeliano, fa molta fatica ad avanzare, nonostante bombardi continuamente, abbia bombardato comunque una fascia di 5-6 km tutto intorno al confine libanese. Proprio la notizia di due giorni fa è che è stato proprio anche ucciso uno dei nostri responsabili, in realtà è stato ucciso la moglie e il figlio di uno dei nostri responsabili in uno dei campi dell'associazione Assumut con cui collaboriamo, proprio perché loro avevano identificato in quella zona dei depositi di Hezbollah, e attraverso questa cosa loro indiscriminatamente bombardano, come hanno bombardato il sud-ovest di Beirut, zona dove c'era quel museo che avete visto con le fotografie. Infatti noi siamo venuti via poco prima, che praticamente neanche un chilometro e mezzo da noi, loro hanno bombardato proprio perché lì avevano identificato una zona sede di Hezbollah. Quindi la politica israeliana di massacro che ha fatto a Gaza si sta estendendo anche in Libano e non promette assolutamente niente di buono, perché gliel'avevano detto già nel 2006 questa cosa qui, che non avrebbero avuto rispetto di quello che sta facendo. Quindi noi non possiamo fare a meno di comprendere che praticamente l'Europa sta appoggiando e sostenendo un mostro, bisogna usare il termine come deve essere, un mostro che indiscriminatamente sta allargando i suoi confini, che non a caso non aveva appunto mai voluto dichiarare, nonostante l'ONU gliel'avesse chiesto. Ora, chi c'è dietro, diciamo, questa operazione di Israele? Ora, alcune volte ci sono alcune teorie contrastanti su questa cosa, che chi dice che è Israele stesso che influenza le politiche americane, o appunto che le politiche americane influenzano le politiche israeliane. Sicuramente la connessione
è veramente molto forte fra i due, perché in ballo c'è appunto il dominio di quelle zone. E quindi ci sono vari attori che intervengono su quello scenario. Sono vari attori che in qualche maniera cercano di riuscire a mettere le mani su quel pezzo di territorio. È ovvio che i palestinesi hanno posto un limite molto profondo con la ribellione, cioè hanno detto questa cosa non può assolutamente passare. E questo sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto che ci sia Hezbollah o non ci sia Hezbollah, perché era l'unico modo per riuscire a interrompere questo tentativo di eliminare completamente i palestinesi. Prima dell'operazione di Gaza, dovete tenere conto che sono già da anni che i coloni si espandono continuamente nei territori e la repressione è sempre stata molto forte nei territori della Cisgiordania. Attualmente nei territori occupati e fra Gaza e i territori occupati sono rinchiusi nelle carceri israeliane oltre 16.000 prigionieri palestinesi. Dovete tener conto che un ragazzo palestinese viene considerato maggiorenne a 16 anni a differenza di uno studente, di un ragazzo israeliano. Viene messo in carcere con gli adulti, subisce pressioni e torture per obbligarli a collaborare con l'esercito israeliano come infiltrati e come appunto portavoce o telecamera umana, passatemi il termine, di quello che avviene all'interno. Quindi il regime di apartheid esiste in maniera molto profonda. Ed è stato importante, secondo me, il lavoro grosso che ha fatto appunto Francesca Albanese come inviata dell'ONU, ma è molto importante il lavoro che ha fatto anche Amnesty International, che ha relazionato in maniera dettagliata quello che stava avvenendo su quello, e anche la posizione che ha preso l'ONU rispetto a questa situazione. E quindi da lì ha avuto la possibilità di aprirsi questo processo all'interno in difesa del diritto internazionale che loro continuano tranquillamente a violare. Credo che questi quattro fattori fondamentali abbiano rimesso la Palestina in mezzo alla discussione, perché era completamente scomparsa, perché l'operazione che aveva fatto Trump di considerare Gerusalemme la capitale di Israele, quindi di fatto definire che il luogo importante per le tre religioni monoteiste diventava essenzialmente solo per una religione, perché diventava praticamente il dominio israeliano, quell'aspetto lì aveva, e con gli accordi di Abramo appunto che identificavano già una collaborazione molto forte con lo Stato americano e dei paesi arabi, di fatto aveva già cancellato completamente la questione palestinese. Poi purtroppo noi abbiamo anche una sinistra ubriaca in questo paese che ancora parla di due paesi e due stati senza guardare una realtà oggettiva, e che sono la suddivisione in micro frazioni ormai di quei territori, che sarebbe praticamente quasi impossibile riuscire a collocare, se non l'espulsione di migliaia di coloni che hanno avuto l'appoggio del governo e dell'esercito israeliano a poter continuamente mangiare, rubare terreno e mandar via tutti quanti. Ora dicevo, ci sono altre forze politiche internazionali che lavorano su questo. Israele, in collaborazione con gli Stati Uniti, e qui tornerò poi all'attentato, perché l'attentato che è avvenuto, anche con noi eravamo presenti, sia dello scoppio dei device che dello scoppio poi successivo, è un attentato fatto dagli americani, in gestione con gli israeliani. Bisogna dire le cose come sono. Gli americani hanno lavorato da anni per ridurre l'incidenza sciita sul territorio del Medio Oriente, a partire dal forte attacco che fu fatto in Iraq per cercare di liberare territori dell'Iraq dove ci sono le grandi estrazioni petrolifere, eccetera, e ovviamente l'influenza sciita anche nello Yemen, rilanciando appunto un esercito di mercenari pagati dall'Arabia Saudita che ha destabilizzato di fatto quel paese. Ed è curioso anche qui il gioco delle parole, per cui i yemeniti che governano un paese come lo Yemen continuiamo a chiamarli ribelli yemeniti, non dicendo in realtà che sono uno Stato yemenita, e quindi noi stiamo bombardando uno Stato che di fatto ha un suo governo, non sono ribelli yemeniti, sono il governo yemenita. Quindi capite com'è, è facile utilizzare le parole in questo modo, perché la guerra è stata vinta a quella parte e quindi hanno fatto quello. E l'altro aspetto era quello di ridurre l'influenza sciita in Libano, in particolare di Hezbollah, che ha occupato dal 2006 tutta la parte del sud del Libano,
proprio perché ha avuto un riconoscimento non solo dal governo, perché aveva il Libano, poi ci tornerò, non ha un esercito realmente, ha un gruppo striminzito di persone armate che difendono. La vera forza militare è sempre stata quella di Hezbollah, che ha permesso appunto di vincere e controllare quella cosa. Questa cosa per il progetto dell'allargamento di Israele ovviamente è un ostacolo, perché Nasrallah ha avuto una intelligenza politica molto grossa rispetto, oltre al fatto di organizzare militarmente, e poi ci tornerò su questa cosa qui, a organizzare militarmente le truppe e organizzare il sud del Libano. Dicevo, altre forze hanno interagito in collaborazione con gli Stati Uniti. Innanzitutto una parte piccola ma che ha avuto un suo ruolo, che non ne parla mai nessuno, è il ruolo anche della Francia. La Francia ha provato più volte a interloquire col governo libanese, Hezbollah interviene e fa parte. Premetto, io parlerò di Hezbollah, ma io sono contrario, e lo specifico perché qualcuno dopo lo fraintende, io non credo che il nemico del mio nemico deve essere per forza mio amico, però è giusto che le cose vadano collocate storicamente, politicamente, geopoliticamente nel suo dato dei fatti, perché sennò rischiamo di non riuscire a collocarci su questo. Quindi diciamo, la Francia ha avuto un ruolo, soprattutto in questa fase di fallimento del Libano, un ruolo molto importante, che è quello di comprarsi il Libano, passatemi il termine, nel senso che è andato e ha detto: noi possiamo prestarti dei soldi, possiamo fare pressione sul Fondo Monetario Internazionale a patto che tu fai questo tipo di riforme. Ed è ovvio, nelle riforme c'era anche previsto l'isolamento sciita di Hezbollah, che è un membro importante del governo, ma soprattutto è il membro militare che attualmente può difendere il Libano. Quindi capite che anche la Francia con questa proposta mirava a indebolire il Libano, perché così per consentire poi che questa operazione fosse fatta principalmente prima. L'altro aspetto è il ruolo che ha sempre avuto ormai negli ultimi anni, fin dalla prima guerra del Golfo, è quello dell'Inghilterra. Che l'Inghilterra non ha solo un aspetto che qui si dimentica, perché poi ci dimentichiamo della storia, ci dimentichiamo delle cose. E l'Inghilterra, e in particolar modo la banca inglese, è quella che mantiene alto la moneta del re di Giordania. Perché il re di Giordania, che non producono assolutamente nulla, ha una valuta che è molto alta, l'economia del re di Giordania rimane perché la valuta del re di Giordania è garantita dalla banca d'Inghilterra. Quindi il legame tra la banca d'Inghilterra e il re di Giordania è molto forte anche per questo motivo qua. Non a caso ci sono delle basi americane anche in Giordania, e non a caso il re di Giordania, in cambio, dicevo prima, del mantenimento della sua oligarchia, ovviamente ha il mantenimento anche di questo potere. Infatti, se voi ricordate, uno degli attentati che sono stati fatti dallo Yemen verso la Giordania è stato proprio contro questa base, che ha fatto impazzire gli israeliani e gli americani, perché si è scoperto che c'era una base americana molto forte, molto grande, di cui nessuno aveva mai dato notizia, e si è saputo grazie al fatto che appunto dallo Yemen erano partiti dei razzi e avevano colpito praticamente questa base. Ora dicevo, l'Inghilterra ha avuto un altro ruolo importante, che è quello che ha provato a contattare il governo libanese e gli ha detto, e già c'è una collaborazione da diversi anni col governo libanese e con l'esercito libanese nella fornitura di attrezzature per il controllo. E nell'ultimo passaggio, quando hanno ricostruito, e parliamo di un anno e mezzo o due fa, per quello vi dico che la cosa ha radici molto indietro, forse meglio senza. E quindi dicevo, cosa hanno fatto? Questa collaborazione ha chiesto. Questa collaborazione cosa gli ha chiesto? Gli ha chiesto, di oltre a fornire quello, gli ha detto: se voi avete, voi mettiamo delle torrette di controllo con delle telecamere lungo tutto il confine libanese, lo controlliamo noi, ma vi passiamo praticamente questa informazione. Giustamente Hezbollah gli ha detto: la roba qui non esiste, che voi mettete a mettere delle cose, controllate voi come. Ma no, ma è questa collaborazione tra Inghilterra e gli ha detto: non esiste questa cosa qui. Quindi gli ha detto di stare fuori. Allo stesso modo hanno provato a rientrare, lavorando appunto con i cristiani maroniti o quella minoranza che non vede di buon occhio la presenza di Hezbollah, perché è ovvio che 15 anni di guerra civile è un sistema giuridico che non sto a spiegarvi perché è abbastanza complicato, e
ovviamente non vede di buon occhio che una parte intera del paese sia controllata da Hezbollah e comunque abbia un riconoscimento dei cittadini libanesi molto forte, no? Queste minoranze che ci sono. E hanno proposto di fatto di poter fare un accordo in cui, nel caso il governo avesse bisogno, potevano chiamare gli inglesi che allora arrivavano con le truppe immediatamente a difendere il mondo. Cioè, capite che ci sono stati dei tentativi profondi, anche questi respinti in maniera brutale su questa operazione. Poi è ovvio che quelli fatti che sono avvenuti oggi e che stanno avvenendo ha messo in evidenza l'ipocrisia di tutti i mondi occidentali, e non solo ha messo in evidenza l'ipocrisia, ma tiene nascosto il fatto che noi quello che sta avvenendo oggi, vada come non vada, noi la pagheremo nei prossimi 30 anni, che ci piaccia o non ci piaccia, perché la collusione che i nostri governi occidentali hanno su quel massacro, 45.000 persone, 19.000 donne e bambini, 80.000 feriti, e noi morti saranno anche molto di più perché non hanno tirato fuori quelli dalle macerie, non sappiamo ancora cosa sta avvenendo. L'uccisione che ci sono in Iraq, l'uccisione che ci sono in Cisgiordania, l'uccisione che ci sono in Siria. Cioè, voglio dire, questa parte qui non è che noi potremo dormire tranquilli con l'uccidentalità nei prossimi anni, perché lì ci sarà un popolo che non riusciranno mai a sterminarlo completamente, e quindi ovviamente avrà il suo valore. Israele è riuscito a bombardare praticamente quattro paesi contemporaneamente, lo sta facendo ormai in maniera evidente, e anche lì noi siamo stati completamente assenti nel denunciare che Israele sono la bellezza di 8 anni che continua a bombardare la Siria. Vola tranquillamente sopra la Siria, va a bombardare le postazioni di Hezbollah e dei gruppi appunto sciiti che combattono a fianco di Assad, e come se niente fosse. Cioè, decollano, vanno, tornano e nessuno dice niente. Questi sono, è già da anni che sono liberi di poter fare quello che praticamente vogliono. Infatti la forza di Nasrallah e la forza di Hezbollah è proprio stato quello anche di andare in soccorso di Assad nel momento in cui c'è stato l'attacco della Siria, perché i movimenti di integralisti islamici che sono stati finanziati dagli Stati Uniti, ma in particolar modo dall'Arabia Saudita, loro avevano bisogno appunto di difendere Assad, perché la Siria, e lo vedete anche adesso qui si è spento dalla confine, ma se qualcuno un po' di geografia ne capisce, la Siria è praticamente attaccata al Libano, e quindi da lì potevano arrivare armi e finanziamenti da parte dell'Iran per dare una mano a Hezbollah in Libano. E quindi è ovvio che c'è anche un ruolo anche di tutela del Libano, ma non solo per la questione del finanziamento, ma anche perché se cade quella parte del Libano, è ovvio che il Libano rimane continuamente circondato, e quindi 8, ormai 12 anni fa, il rischio era che c'era un attacco dalla Siria rispetto al Libano, perché l'obiettivo, ritenetelo sempre ben presente, rimane sempre la grande Israele. E quindi questo aspetto anche dell'attacco sulla Siria è un aspetto che ha molto importanza nel quadro politico geopolitico. L'attacco che è stato fatto con i device, noi avevamo l'aereo lunedì, anche cronisti a Michigan che da fuori che ci scrivevano quando partite, perché era ovvio che quando tu fai un attacco terroristico di cui parlano, Israele ha attaccato il Libano, ma quello è un attacco terroristico. Nel comune dove noi abbiamo fatto la riunione, che avete visto, che vi ha fatto vedere, un dipendente di quel comune è morta, lei e sua figlia, e l'altra ferita grave che è rimasta cieca, perché aveva uno di questi device ed era nel soggiorno di casa sua. Quando loro hanno dato l'avvio, in qualsiasi posto, per oltre 3.000 persone, che poi abbiamo visto che sono arrivati a oltre 5.000, gli è scoppiato ovunque dov'ero. Chi l'aveva in cintura è morto perché ovviamente è stato sventato. Ci sono stati molti ciechi, gente che ha perso delle braccia, gente che ha perso delle mani, perché loro, dando l'ok, hanno innanzitutto fatto suonare i device, e quindi così come se qualcuno ti chiamasse, e poi dopo l'hanno fatto esplodere. Ed è stata un'operazione costruita, e qui torno alle date, perché le date sono fondamentali, ma non perché faccio un giornalista, ma perché è importante collegare le cose, è stata costruita in 5 anni quell'operazione, perché loro intercettano una comunicazione di Hezbollah con l'Iran, che volevano utilizzare questi device per comunicare nel caso di attacco di Israele, perché loro sono in guerra da sempre con Israele. Volevano comunicare, ognuno doveva prendere la sua postazione su questo. Loro intercettano questa comunicazione attraverso i servizi segreti americani, i servizi segreti israeliani, e decidono, individuando l'azienda a Taiwan
che svilupperà questa cosa, di in Ungheria di aprire un'azienda pagata dai servizi americani, mettere in piedi un'azienda di costruzione di device in cui riescono poi a costruire, avere l'appalto di questi device ricetrasmittenti, e anche, come è stato detto, sono esplose le macchinine per il controllo delle impronte digitali, sono esplose nel secondo giorno, e da lì costruiscono questa cosa e all'interno dei device mettono il PRCR, che è un potente esplosivo di piccole dimensioni, e poi lasciandolo lì al momento giusto per poterlo utilizzare. Loro cosa hanno fatto? Era l'operazione di invasione, era già preparata. Facendo scoppiare quei device lì, hanno già messo fuori uso e nel panico il gruppo dirigente di Hezbollah, perché ovviamente era il gruppo dirigente di Hezbollah, e quindi è quello che poteva organizzare e impedire l'avanzamento di Israele. Nel secondo giorno, che c'era, sapevano che ci sarebbero stati funari, perché poi per la legge musulmana eccetera eccetera deve essere seppellito entro le 24 ore e così via, sapevano che il giorno dopo ci sarebbero stati funerali, e all'interno di quel funerale ci sarebbero state persone vicino a Hezbollah ed esponenti di Hezbollah, hanno fatto saltare la seconda carica facendo esplodere le ricetrasmittenti e facendo esplodere il sistema delle impronte. Quindi era un'operazione che era già in divenire, era già preparata, come i dubbi vengono anche sull'operazione del 7 ottobre oggettivamente, perché lì ci sono stati diversi tentativi e diverse volte Gaza era stata bombardata da Israele nell'arco degli anni, ed è incredibile che quella barriera fosse stata rimasta sguarnita. L'operazione è stata preparata da Hamas con solerzia, con anche modo di sorvolare sopra i muri eccetera, però ci sono alcune cose che alcuni giornali israeliani, che ovviamente i nostri giornalisti non leggono neanche, no? Perché non leggono neanche quelli israeliani, perché sennò dovrebbero sputtanarsi, perdonatemi il termine, il francesismo, sostenendo qualcosa di diverso, e quindi non leggono neanche Arez, che ha fatto un'inchiesta incredibile su questa cosa qua, no? E quindi, guarda caso, si organizza un rave party in prossimità di un muro. Vi rimane praticamente sguarnito il muro, e questi arrivano tranquillamente, buttano giù il muro, entrano dentro e assaltano quello che è stato, che non significa che non è successo quello che è successo, però per farvi capire che, come per Pearl Harbor, e qualcuno dice anche per l'11 settembre, ma io su questo alzo le mani, però sicuramente per Pearl Harbor è oggettivo, cioè ci sono una serie di situazioni per cui avevano bisogno anche che ci fosse questa cosa. Ciò non toglie del valore di quell'operazione di resistenza che ha fatto praticamente i palestinesi nel riuscire a rivendicare il diritto alla sopravvivenza. Allora dicevo, hanno ammazzato la seconda fase, hanno ammazzato Nasrallah. Il Nasrallah è stato riconosciuto e per molti anni si sentirà parlare di Nasrallah, perché ammazzandolo ne hanno creato un ulteriore mito rispetto a quello che era la sua capacità di riuscire ad analizzare qual era il processo medio orientale, e proprio lui era riuscito, è stato molto interessante, ve la riporto come l'ho letto, di uno studioso marxista che ha analizzato un po' il pensiero di Nasrallah. Lui ha definito Nasrallah come quello che è riuscito a islamizzare le teorie leniniste dell'organizzazione. È un termine che a me ha affascinato, no? Questa cosa qua, che di fatto è riuscito ad affascinare anche una parte non religiosa dei libanesi, ma anche da altre parti del mondo. Anche noi stessi, una volta veniva qualcuno, dovevamo un po' richiamarlo all'ordine, che si un po' esaltava sulla questione di Hezbollah, oggettivamente. Ma soprattutto anche chi di comunisti o comunque di sinistra, che ha riconosciuto in quel processo politico e di costruzione di un modo diverso di organizzare il paese come uno sbocco in un paese corrotto, frutto del riciclaggio del denaro dei paesi arabi, cioè che era il Libano, con una forte divisione di classe sociale all'interno del paese, quindi molti ricchi e moltissimi poveri che vivevano in stendo. Quindi ha avuto un ruolo molto importante. Tanto che addirittura qualcuno teorizzava che Nasrallah era il consigliere delle politiche iraniane, non viceversa, che l'Iran forse, e questo non lo sapremo mai oggettivamente, ma sicuramente la sua capacità di analisi è stato molto importante nella fondazione appunto del Partito di Dio, perché Hezbollah vuol dire Partito di Dio, e nella sua ascesa, anche perché non dimentichiamo mai, come dicevo prima, in Siria ha combattuto l'ISIS, che è l'avanguardia più oltranzista della religione musulmana, quindi con il integralismo, l'applicazione della Sharia, che guarda caso tutte le volte che qualcuno è contro
i palestinesi, c'è sempre di mezzo i paesi del Golfo. Guarda caso ci sono sempre in mezzo e loro. Anche Hamas è stata finanziata dal Qatar e attraverso le banche anche di Israele. Questo non viene detto, se non dalle inchieste dei giornalisti freelance o anche giornalisti di Arez, no? Che hanno permesso appunto il finanziamento. E tutto questo macello che sta avvenendo è avvenuto grazie a due fattori fondamentali. Uno che diventa pericoloso, e Fausto l'ha affrontato anche ieri, della carcerazione preventiva. E qui in Italia ci stiamo arrivando, non solo per il decreto che stanno approvando, ma anche per la repressione verso di noi che parliamo di Palestina, che ovviamente non abbiamo questa possibilità di farlo. E l'altra questione sono gli omicidi preventivi. L'isdoganamento e la violazione del diritto internazionale degli omicidi preventivi, che con una tranquillità tutti abbiamo accettato come politiche occidentali, introdotta da Obama, perché fu Obama, io lo continuo a dire a tutte le conferenze perché nessuno lo dice sta roba qua, e se andate a cercarla si trova, e fu Obama che decideva mensilmente quali erano le persone che potevano essere pericolose per gli Stati Uniti e decideva di farli uccidere. Gli omicidi mirati sono quelli che hanno consentito anche ad Israele di poter lasciare la parte più oltranzista, la parte più radicale anche dell'islamismo all'interno del territorio palestinese. Perché laddove c'erano dei gruppi di pacifisti, laddove c'era qualcuno come Barghouti, che voglio dire, è riconosciuto come leader assoluto palestinese ancora oggi ed è condannato a pluri anni di carcere, voglio dire, tutta quella parte lì, e quando c'era praticamente qualcuno che cominciava a dire bisogna trovare una strategia diversa del solito scontrarsi con Israele, eccetera, proviamo a ragionare in certa maniera, loro li facevano secchi completamente, in modo che così riuscivano a mantenere l'obiettivo che è tipico americano di avere sempre comunque un nemico su cui tu ti devi schierare e ti devi muovere per riuscire a mantenere il tuo potere con la scusa appunto che ci sono qui. Quindi zero dialogo, e laddove c'è faccio in modo che non ci sia, io per primo, questo dialogo. Quindi questa è una parte importante di questo pensiero di Nasrallah, che proprio con il diluvio di Al-Aqsa, che è appunto l'operazione del 7 ottobre, lui riesce a capire ancora una volta, ha dedicato la maggior parte della sua, per quello che dico che non dimenticheremo Nasrallah rimarrà negli anni per tutti i discorsi che ha fatto, ma per il ragionamento che ha fatto, perché al centro della sua politica è stata sempre e essenzialmente la questione palestinese, perché lui è uno dei pochi che ha visto che la questione palestinese è la questione dirompente di tanti equilibri economici e della suddivisione delle potenze nel mondo, perché lì c'è proprio questo pensiero. La cosa che mi ha colpito nel 2012, Assange fa un'intervista a Nasrallah, no? E la cosa che lui ricorda è interessante, ma lo dico solo come fare per farvi capire il personaggio. Lui dice: ma qual è secondo te la cosa più brutta che c'è al mondo? Gli chiede Assange a Nasrallah, e lui risponde: la cosa più brutta che c'è al mondo è dover fare amicizia e la pace col tuo peggiore nemico, ma va fatta, no? Questo è per dirvi, questo è un ragionamento che dice: ci sono delle strategie, ci sono dei momenti in cui tu devi avere un'azione, ma è ovvio con quella, ma se dall'altra parte, voglio dire, non c'è la possibilità di poter trovare un'uscita, è ovvio che tu quell'azione bisogna che la porti fino in fondo, e quindi ecco che noi ci troveremo in questa situazione. Ed ecco perché quello che dobbiamo fare noi, vado a concludere perché sennò vi tedio, ma potremmo parlare delle ore su queste cose ovviamente, perché capite che il discorso è molto ampio, cioè voglio dire, ed ecco perché c'è un attacco profondo di Israele nei confronti dell'ONU, perché per la prima volta noi non siamo qui a difendere solo ed essenzialmente un'azione di Hamas, un'azione terroristica per loro, per me partigiana, dei palestinesi. Ma siamo qui a difendere il diritto internazionale, che diventa un problema grossissimo per noi nei prossimi anni. Perché se noi non riusciamo a dire che il diritto internazionale è un diritto che va sacrosanto e va difeso e non può essere usato, anche se è stato usato in passato, parlo dell'ex Jugoslavia, parlo di tantissime altre parti, a piacere di chi governa il mondo, noi se non riusciamo a ribattere quella cosa lì, noi la pagheremo cara veramente, perché chiunque si potrà sentire autorizzato di poter applicare e superare il diritto internazionale.
E quindi noi la battaglia che dobbiamo fare è essenzialmente proprio questa, cioè ridire che in quei territori non c'è bisogno di due popoli, due stati, in quel territorio bisogna che ci sia ripristinato il diritto, come è stato fatto per il Sudafrica, in cui neri e bianchi sono dovuti mettersi d'accordo e vivere insieme. Lì bisogna riuscire a farlo, è un processo molto difficile dopo quello che sarà avvenuto, ma perché non c'è stata la volontà di farlo negli anni passati, ma facendo quello noi siamo dirompenti e non a caso riusciamo anche, e siamo riusciti anche a prendere, a coinvolgere con noi quelli che sono stati praticamente i gruppi ebrei, che sono americani, che hanno appoggiato e stanno sostenendo questa causa. Questo è un aspetto molto importante che ti aiuta e va esaltato, ti aiuta anche per riuscire a rompere, ripeto, quel meccanismo volutamente politico e informatico, che è quello che ti dice che antisemismo e antisemitismo sono la stessa cosa. Quindi questa cosa è fondamentale, riuscire a portarla. È divertente questa cosa. Passatemi il termine divertente dell'attacco sull'ONU, perché quando Netanyahu definisce l'ONU una palude antisemita, una società terrapiantista anti-israeliana, una farsa sprezzante, quando di fatto fino ad oggi ha goduto del veto dei paesi che l'hanno appoggiato, che non ha permesso di applicare centinaia e centinaia di risoluzioni, gli ho detto quello delle fattorie di Sheva, gli ho detto altre, e altre violazioni dei diritti umani, lui dovrebbe solo star zitto e ringraziare l'ONU, se lui si può permettere di fare questo, ma è andata oltre, perché noi gli abbiamo permesso di arrivare oltre, e continuiamo oltretutto a difenderli in questo paese andando oltre, vendendogli di fatto le armi. Perché anche se il ministro Crosetto ci dice che dal 7 di ottobre è stato smesso la vendita delle armi, questa è una falsità enorme, gigantesca, anche perché, e torno alle date, anche perché attualmente ci sono, verso Israele ci sono oltre 7 milioni di euro di supporto logistico, per una flotta di veicoli di addestramento che loro stanno utilizzando per addestrare i piloti israeliani per bombardare tutto il bombardabile, perché ormai bisogna usare questo termine qua. Speriamo non andranno in Iran, ho i miei dubbi, però fanno il bombardamento, che è l'M346, che è un sistema appunto di addestramento di pilotaggio. Ma la cosa interessante che è stata nascosta, che due anni fa, la controllata della Leonardo, la Leonardo DRS, ha fatto un accordo con la società israeliana, la RADA, Electronic Enrichment, hanno fatto proprio un accordo tra di loro, proprio perché cosa? Per la produzione di radar tattici militari avanzati con software altamente precisi su questa cosa, in comune, non solo, ma praticamente la RADO gli è stato assegnato il 20% delle azioni di Leonardo, quindi capite che il connubio profondo tra lo Stato italiano e lo Stato israeliano è sempre più forte, più evidente. Da qui anche le posizioni del governo in difesa di Israele, soprattutto poi col legame che abbiamo con l'università e le ricerche, che nel primo giorno che abbiamo affrontato qui, abbiamo nella prima conferenza del legame tra l'università eccetera, abbiamo provato ad affrontare in maniera interessante. Purtroppo però abbiamo una svista enorme che è quella anche appunto di una sinistra italiana che fa fatica a prendere posizioni seriamente su questo, perché la collusione negli anni si è costruita molto, fino ad arrivare ad esempio a Modena, lunedì, due settimane fa è stato approvato un ordine del giorno che è allucinante, rispetto a questo se andate su Alchemia News trovate un mio articolo che spiega dettagliatamente tutta l'analisi su questa parte qua. Ma speriamo insomma, che si riesca a muovere un attimo questa faccenda. E non a caso, e per quello che lo dico è molto importante, che oggi sono tornati a parlare dei refugees, che sono quei giovani israeliani che si rifiutano di fare il servizio militare, si rifiutano di andare a combattere contro i palestinesi. I refugees in Israele esistono almeno da 20 anni. C'è un'enorme quantità, no, c'è un buon numero di israeliani che si rifiuta di combattere. Oggi sono tornati fuori perché ci sono questi 150, ma guardate che anche lì il mainstream è molto furbo, cioè nel senso, come mai oggi parliamo di questi 150 israeliani? Perché con l'attacco alle postazioni dell'ONU
e col massacro indiscriminato tutto, hanno bisogno di far vedere che c'è una parte israeliana che non è d'accordo su queste, mentre fino ad oggi hanno tenuto nascosto tutta la sinistra israeliana o una parte della sinistra italiana che sull'apartheid e su queste cose veniva incarcerata e picchiata all'interno dei territori israeliani. Oggi il fatto che si torni fuori è una notizia di 3 giorni fa, poi vi farò vedere un video alla fine, che anche se senza audio ma si legge perché è sottotitolato, voglio dire, anche se questa operazione è fatta, è sempre in funzione di mantenere quell'equilibrio, per cui è sempre, è l'operazione che sta facendo, ve lo dico in anticipo, è quello che tutto quello che sta avvenendo è colpa di Netanyahu, è tutta colpa di Netanyahu, come se Netanyahu fosse il diavolo in persona che ha ipnotizzato tutti i governi e tutti i partiti della Knesset israeliana, e tutto viene scaricato su Netanyahu. E perché? Perché quello diventa il capo espiatorio, ovviamente, di tutta una politica israeliana di apartheid che viene fatta dal 48 ad oggi. Noi non dobbiamo impedire che questa cosa venga fatta. Non possiamo che al termine di questa roba qui venga processato Netanyahu e magari qualche funzionario militare della forza israeliana, e si nasconda e si preclude quella che in realtà è la politica di Israele. Questo... Allora, chiudiamo con questo piccolissimo video che lega a quello che ho detto adesso. Però ci sono tre cose che voglio dire alla fine, tre cose brevissime, ma lo dico sempre alla fine di ogni cosa che io e Mirka facciamo quando andiamo a portare queste cose. La prima cosa: partecipate a tutte le attività che ci sono di mobilitazione in difesa dei palestinesi, non lasciate che finisca qui la questione, è una cosa importante. Parlate nel lavoro, parlate dove volete, partecipate sempre alle iniziative che ci sono. La seconda cosa: ognuno di voi deve prendersi l'impegno di raccontare questa storia ad almeno 3 persone, che si prendano l'impegno di raccontarle ad altre 3 persone. Questa è una cosa importantissima per contrastare comunque la comunicazione pubblica che avviene. E l'ultima cosa che vi chiedo, che qui ce l'abbiamo anche col tavolo con Stefano e con gli altri compagni che sono qui: appoggiate le campagne BDS. Mirka vi ha fatto vedere anche nelle immagini che i palestinesi, quella cosa è stata voluta dai palestinesi. Accompagnare le campagne BDS è fondamentale, perché li fa impazzire, e non a caso chiedono che vengano approvate leggi per essere paragonati a chi applica il BDS, in questo caso anche noi che infatti non possiamo più rientrare in Israele da altre parti, che vengano paragonati alla legge contro l'antisemitismo. È molto importante farlo, fra cui anche quello che stiamo lanciando ormai da mesi ai soci COP, di firmare come soci COP con uno di Tessera, chiedendo appunto che la COP ritiri come altri prodotti israeliani e dalla vendita. Vi faccio vedere quest'ultima cosa. No, volevo solo aggiungere una cosa per quanto riguarda anche i nostri viaggi, che non finiscono quando noi ritorniamo a casa, perché così come abbiamo fatto oggi, che è la prima iniziativa nel racconto dei viaggi, abbiamo altri 2 impegni prossimamente a Parma e a Pesaro, e così non solo noi ma anche gli altri componenti del viaggio nelle loro città fanno queste iniziative per raccontare, perché più si racconta e più l'informazione riesce a passare. Inoltre, in conseguenza del viaggio, io sto cominciando a produrre il nuovo calendario, lo facciamo tutti gli anni, noi facciamo il nuovo calendario con le foto dei vari partecipanti al viaggio, di quello che abbiamo visto l'anno precedente, quindi è un proseguimento del viaggio con il calendario che poi mettiamo in vendita, e anche questi risultati dopo li portiamo in libro direttamente. Dopo il calendario abbiamo il premio internazionale Stefano Chiarini, che facciamo tutti gli anni a Modena in memoria proprio di Stefano e Maurizio Musolino, e quindi anche questa è un'altra occasione per parlare sempre della questione palestinese, che non vada dimenticata. Volevo solo leggervi l'unica una novità di questa mattina che ho letto sul notiziario Ambamed. Questo notiziario noi lo usiamo nei nostri presidi tutti i giorni, giovedì, venerdì e sabato, quando riusciamo a farlo leggiamo queste notizie. E riguardo al genocidio di Gaza, sulle nuove forme anche di guerra che mette in atto Israele, che sono 9 giorni di assedio della popolazione al nord della striscia, completamente liberare, bombardamenti che hanno causato diverse stragi, l'ultima delle quali provocato adesso dall'uso di robot kamikaze telecomandati,
a distanza dai soldati, e uno di questi soldati meccanici dotati di intelligenza artificiale si era girato per il campo di Jabalia ed è esploso vicino ad una moschea piena di sfollati. Quindi il racconto è stato confermato da diversi sopravvissuti da un video trasmesso dalla TV araba. Quindi oltretutto abbiamo anche i soldati meccanici dell'intelligenza artificiale. My name is Atalia Benaba. I'm a conscientious objector. I refuse to serve in the Israeli military because I refuse to take part in the occupation of the Palestinian people. I spent 4 months in military prison because of that. I want people of the world to know the genocidal language that is being used by Israel extremist government. תשמיד את עזה עכשיו! עכשיו! עזה הופכת לדרזדן, כן! It's an entire nation out there that is responsible. It's not true, this rhetoric about civilians not aware, not aware, not involved, it's absolutely not true. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. מחר בבוקר, הציפייה שלך שהיינו מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה. זה דרך אחת. או שזה משהו זמני. יהיה להם לאן לחזור? אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נקבת עזה, אם תרצה, נקבת עזה. זו נקבת עזה, אבי דיכטר. נקבת עזה 2023. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. Netanyahu is using the word Amalek because he's referring to the biblical enemies of the Israeli people that were described in the Bible. This is what the Bible says about Amalek. Do not spare them, but put them to death. Men, women, children, and infants. It is the only nation in the Bible that God orders the Jews to kill completely, so nothing is remembered of them. People around the world who care about this issue, share the words of these leaders who are being a danger for Palestinians and Israeli hostages alike. We need to stop them. We need to stop this war.